Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello darà morte il fratello, il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Parola del Signore. Oggi è Santo Stefano. Non so se ci fate caso, rispetto a quelli che sono gli avvenimenti di percorso liturgico, che c'è un sottile filo quasi di salto nel tempo, quasi come se fosse in qualche modo difficile da orientarsi, perché noi ieri abbiamo celebrato il mistero della Natività, cioè il Cristo che nasce. Noi adesso stiamo celebrando il primo martire dopo la resurrezione. Come capite, il tempo liturgico non è un tempo cronologico, no, è un tempo cairologico, diremmo, cioè un tempo salvifico. Non è un cronos, ma è un kairos, dove tempo salvifico significa che io devo scrutare negli avvenimenti il segno profondo dell'appartenenza al mio progetto di vita, in ragione della luce che viene dal Signore Gesù. Cosa è successo ieri a Natale? E noi ne abbiamo parlato. È successo che il Signore ha fatto luce sulle nostre tenebre. Ha fatto luce anche in Stefano. E ha fatto luce con tutta la sua vita, promettendo, con la sua nascita, venendo nella nostra carne, che non ci avrebbe lasciato soli. Promettendo che anche nel momento estremo della nostra vita, cioè nella morte, lui ci sarebbe stato accanto. Dicendo: se io sono con voi, nessuno potrà essere contro di voi. Chiedendo a tutti coloro che lo vogliono seguire di fidarsi di lui. Per questo il Signore è venuto, per questo gloria nei cieli e pace sulla terra. Coloro che lo hanno capito e che sono stati testimoni di questa luce, i suoi primi compagni di cordata, gli apostoli, i diaconi, Stefano è un diacono, i discepoli, hanno compreso che non vale la pena lottare per una vita senza senso, perché prima o poi si muore, ma con coraggio bisogna dare senso alla propria vita con un prospetto, con un ultra, con un significato. Allora il martirio di Stefano, il protomartire, cioè il primo martire che si celebra il giorno dopo di Natale, per tradizioni antichissime, si colloca in perfetto ordine, armonia, proprio in questo tempo di Natale, quasi a voler dire: la luce del Natale ha dato sostegno e significato alla vita intera, dicendo che se il Signore regge il destino dei popoli, neppure la morte può far paura. Il coraggio di Stefano, che affronta la morte, non viene altro che dalla presenza di quel Cristo nella sua vita, che gli dà sostegno, significato e armonia. Noi, per tradizione, il 26, giorno dopo il Santo Natale,
lo consacriamo alla memoria dei nostri cari che stanno in paradiso. Lo consacriamo a coloro che sono sempre a fianco a noi. E vedete, oggi non è un giorno cosiddetto di precetto. E vedete quanti ne siete. Per tradizione, noi vogliamo che il giorno dopo Natale, il giorno dopo Pasqua, sia un momento di preghiera condiviso per fare in modo che in ragione di quella luce che abbiamo ricevuto dal Natale, dalla risurrezione del Cristo, le nostre speranze si allarghino e noi nel nostro cuore sentiamo la tenerezza e il conforto della presenza del Signore, anche rispetto alle cose più dolorose, anche ai momenti più tristi. Quanti di noi ieri, stando a tavola insieme agli altri, per un istante o per più momenti hanno pensato ai nostri cari, a quelli che in quel momento mancavano ma erano presenti? Quanti di noi sono ricaduti senza volerlo a parlare? Ti ricordi quando Mosè ci stava? Perché è inevitabile che in questi giorni diventa forte la memoria dei cari, perché maggiore è l'emozione per il tempo che si celebra, maggiore è il contatto con gli avvenimenti più forti, più diventa significativo, straordinariamente significativo, il tempo della memoria dei cari, di quelli con i quali abbiamo vissuto per tanto tempo. E c'è tenerezza in questo, no? Perché si vuole consegnare, per esempio, ai più giovani i propri affetti. Quando si sta a tavola e ci stanno le nuove leve, uno dice, sai, nonno, nonna, papà, mamma. Quando poi si sta a tavola è inevitabile, nel giorno di Natale e di Pasqua, rivedere immagini del passato, rivederle proprio quasi come se intorno a quel tavolo, mentre ci siamo seduti, uno alza l'occhio e dice, là stava seduto. Non lo dice, però lo sa. Là stava seduto. E a volte c'è l'imbarazzo, se il tempo è breve rispetto alla mancanza, di sedersi proprio a posto, cioè mettersi allo stesso posto, perché diventa... Ma è così. E noi abbiamo voluto fare questa celebrazione, il giorno dopo Natale, proprio per ancora di più rimarcare la nostra fede, ancora di più lasciarci inondare dalla speranza cristiana e ancora di più dire che noi crediamo veramente nel Natale e nella Pasqua, crediamo che il Signore è venuto nella nostra vita, che è venuto per indicarci una strada e la strada è la resurrezione. Perché quella luce che in la notte è stata così forte da rischiarare ogni tenebra è la nostra luce, che vince ogni tristezza, che supera ogni conflitto, che dà ragione e significato alla vita, che ci dà il coraggio di dire un giorno ci ritroveremo tutti e faremo festa in paradiso. E ci fa forte il sapere che i nostri cari, mentre noi li stiamo pensando da qui, il Natale se lo fanno direttamente con Lui, con Gesù. Lo fanno faccia a faccia e non hanno bisogno di statuine per poter immaginare. Lo vedono e sono felici e sono contenti di quella contentezza che dà luce e ragione a tutta l'esistenza. E poi in questi giorni voi sapete che ogni tanto la capa la faccia sfrocoliare, no, su determinati, mi sta venendo un pensiero. Poi sapete che da tempo io vado riflettendo sul paradiso, ne ho scritto, o per esempio La tenerezza di un Dio diverso, uno dei libri 2002, è tutto su quello, su questo significato della morte, della risurrezione, ma anche Nostalgia di cielo, ma anche nella stessa Raccontami di lui, nello stesso libro dell'anno scorso, di 2 anni fa, La culla vuota, lo stesso, nello stesso libro di quest'anno, quello di Tommaso, ho messo un capitolo intero sul significato
dell'ultra. Ma io vi faccio un ragionamento, seguitemi, non è dogma di fede, pensate per un istante. Io dico, se nel momento in cui io muoio vado dall'altra parte e nel momento in cui io muoio non c'è più tempo, perché dall'altra parte non esiste il tempo ma esiste l'eternità, fino a qua vi trovate? Perché io passo, sono nell'eterno. Perché nell'eterno io dovrei subire il tempo, e cioè il tempo di quelli che sono rimasti da quest'altro lato, cioè noi? Vuol dire che nella visione eterna chi passa da là già ha superato il tempo, e quindi siamo anche noi tutti già dall'altra parte. Ed è per questo che è festa, cioè per chi sta da là la fine già è arrivata, perché in Dio non c'è tempo. Per cui vedono le cose come le vedremo noi nel giorno in cui passeremo dall'altro lato. Ci vedono, per assurdo, già morti e vivi con loro dall'altro lato. Per questo sono felici. Noi già stiamo da là con loro. Siamo noi che non siamo ancora arrivati. Ed è per questo che quando stiamo per passare si presentano da noi come se già fossimo con loro in quel momento. Ed è per questo che quando uno sta per passare vede i propri cari vicini e loro non si sorprendono, perché loro già ti vedono dall'altro lato. Ecco perché c'è gioia in paradiso, perché non esiste la morte, neppure la morte di quelli che devono morire, perché è già finito, perché siamo già nell'eterno. Noi siamo in tempo di trasformazione, loro invece sono in tempo di assoluto presente. Ecco la gioia del paradiso. Non è dogma, ma mi piace pensare così. E mi piace pensare che la gioia eterna loro sia così forte, così straordinariamente forte, che sono felice per loro, non sono triste. Sono felice per loro. Quando il 24 mattina, l'ho detto ieri a mezzogiorno, ho celebrato il funerale di Alberto, non ricordo, no, stavo soltanto di Alberto, nel momento stesso in cui io lo celebravo ho detto ai figli, ho detto alla moglie, oggi è Natale per lui, non è il giorno della morte. L'altro giorno sono andato a portare l'estrema unzione a mio zio, a 68 anni sta in coma irreversibile nella camera di rianimazione del Cardarelli. Tiene 68 anni, operato al cervello, in una settimana è uscito un tumore che non si aspettava. Dal momento in cui l'hanno scoperto al momento in cui si è operato sono passati 8 giorni, non si è risvegliato. Sono andato in camera di rianimazione al Cardarelli, era domenica, ho finito la messa vostra qui e sono andato sopra con voi. Sono andato a Cardarelli, sono entrato in camera di rianimazione, ci stavano 8 letti e sembravano che tutti quanti stessero tutti quanti in uno stato comatoso, perché nessuno rispondeva, soprattutto poi mio zio che è in coma profondo. Allora ho incominciato a pregare e ho pregato per tutti quelli che stavano lì in quel momento. Mi sono messo vicino a loro, ho detto prima un Padre Nostro, poi ho imposto le mani su ciascuno di loro, come si fa in questi casi. Poi mi sono messo in silenzio e poi ho fatto la benedizione, no? Mentre facevo la benedizione, quello che sembrava essere in un sonno profondo a fianco al letto di mio zio ha fatto con la mano, mentre facevo con la mano, come se si volesse fare alzarla per farsi il segno della croce. Allora mi sono avvicinato e l'ho accarezzato, perché ho capito che non poteva, ma mi sentiva, perché non era in coma, ma in quel coma vigile, no? Sapete che uno sta che vorresse fare, ma... E mi sono avvicinato, gli ho detto a me stesso, la vigilia di Natale, l'antivigilia di Natale, potevo avere un dono più grande di questo io? Voi mi direte, ma come, tu stai in una camera di rianimazione, ci sta tuo zio che sta in quello stato, vedi il dolore
in un posto dove il lavoro non manca mai, perché lì non c'è crisi. Questo è un regalo? Sì, perché io so che nel momento estremo della prova l'unica cosa che ti fa compagnia è la fede. L'unica cosa che ti dà coraggio è la fede. L'unica cosa che titanicamente tu muoveresti è un braccio per farti un segno di croce. E allora ricordiamoci, anche se camminassi per una valle oscura, non avrò nessun male, perché tu sei con me, il mio sostegno e il mio vincastro. Per questo è venuto Natale, per questo i nostri cari sono in paradiso. E allora, è bene piangere, ma poi basta, perché sennò si è esagerato, vuol dire che non abbiamo capito niente. Poi dobbiamo dire, siate felici in paradiso. Tanto prima o poi facciamo il nostro ingresso anche noi. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola e buon Natale a voi e ai nostri che stanno al piano di sopra. Sia lodato Gesù Cristo.